Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma scusa un attimo, perché sai che poi io quando... Sì. Te la butto lì. Se Zelensky chiedesse una canzone, ci potrebbe chiedere a Elodie di cantare una canzone di quando lui era piccolo. No, è impossibile. No, Elodie è in gara. Oh, poi gli altri fanno la rivoluzione. Cioè, abbiamo già i discografici che hanno le nostre palle in mano. No. A parte che le canzoni... Comandano loro. Le canzoni in Ucraina sono una rottura di coglioni senza ritorno. Ma non si può fare. Elodie è in gara. È la volta che scoppia la guerra, va per davvero. Altro che... Peccato, perché guarda che era una bella idea. Sì. Ma scusa, allora facciamola cantare a uno storico della musica italiana, tipo Memo Remigi? No, Remigi dopo quella storia della Bortone. No, ma ti ricordi la storia della Bortone, della Palpata, no? Quello sì che è stato un casino, altro che missili. Ma che missili? Scoppiato un merdone. Me l'ho dimenticato. Comunque Zelensky non può chiedere canzoni. Piuttosto, scusami, c'è un altro passaggio. Guarda, ti giuro, l'ultimo e poi non ti rompo però più. Basta. Però a un certo punto Zelensky qua mi dice, sì, seppelliamo i nostri morti. Ma dico, morti? Ma ti pare il caso? Morti non si può, è inaccettabile. È sabato sera, siamo quasi alla proclamazione del vincitore. Dai. Morti non ci sta proprio. Non ci sta morti, dai. Mi era sfuggita, scusa. Morti. Anche se in effetti laggiù in Ucraina sta morendo, cioè, che... Sì, vabbè, ho capito, sta morendo. Ma guarda, ti dico una cosa, ce lo vedi? No, non ce lo vedo, Amadeus che dice morto. Per l'amor di Dio, non ce lo vedo. Insomma, però ci saranno già le eliminazioni dei cantanti in gara e lì saranno cadaveri veri, altro che morti. Poi arriva lui con i suoi morti. Quello è vero, non mischiamo le cose, dobbiamo trovare una soluzione.